Signor Di Vittorio. Sì, mi dica. Ecco, lei dice appunto la corruzione sta togliendo possibilità di lavorare a tutti, no? Sì. In che senso? Ce lo spieghi qualsiasi cosa che succede in Italia è dovuta alla corruzione, è dovuto in tutto in parte alla corruzione, perché? Perché se vogliamo prendere anche la sicurezza, che non c'è più nelle città, viene sempre meno la sicurezza, ma perché? Un poliziotto deve arrestare un delinquente, buttarlo in carcere e esce dalla porta dietro perché ci sono strumenti giuridici per lasciarlo libero. Queste leggi sono state fatte per quelli che vivono nei palazzi, perché se le sono fatte per loro, perché se li beccano prendono ed escono dall'altra porta, e i delinquenti comuni che hanno gli avvocati usano le stesse leggi. E questo va bene, ma dal punto di vista, Vittorio, economico, no? Sì. Lei è un ex imprenditore che fa da 21 giorni lo sciopero della fame, d'accordo? Esatto. Allora, dal punto di vista economico, perché un imprenditore, appunto, nella sua esperienza, grazie alla corruzione non può creare lavoro e dunque non può creare occupazione? Questo è il punto. Ma perché c'è un'ipertassazione per finanziare queste cose qua? C'è praticamente lo spreco di denaro pubblico, l'inefficienza, la corruzione, drenano risorse alle imprese. Non si può pretendere dalle imprese il 70% di quello che producono. È una follia pura. Cioè vuol dire mettere in ginocchio una dietro l'altro le imprese. Quando poi, naturalmente, Vittorio, di questi 60 miliardi, come ricordava la Picerno, vanno poi a pagare la corruzione. Senta, è venuto qualcuno a trovarlo? Qualcuno le ha detto, di persone comuni, immagino molte. No, allora, qui ci tengo a precisare e voglio fare un punto, no? È venuto l'onorevole Di Maio, Luigi Di Maio, in qualità... 5 Stelle. Però ho preteso che venisse in qualità di vicepresidente della Camera. Stranamente il vicepresidente della Camera è venuto a trovarmi e non c'erano le tre autorità, né civili, né militari e né ecclesiastiche. Ha capito? Non c'era nessuno e fino ad oggi non si è presentato nessuno, oltre che Di Maio, in qualità di vicepresidente. Ma il sindaco è passato a trovarlo? Nessuno, è passato il sindaco. Un consigliere comunale? Qua. Sì, è passato due ragazzi, consiglieri comunali. Senta, e delle associazioni di categoria qualcuno è venuto? Allora, ho il sostegno da parte di una, non dell'associazione di categoria, è un po' l'ASCOM che ha pubblicato qualcosa, eccetera. Ho capito. Va bene, allora... Posso dire una cosa a voglia. Pinapicerno? Allora, mi devo scusare con Pinapicerno, no? L'onorevole, perché è vero, con 80 euro si può vivere in una tenda senza mangiare anche 21 giorni, ha capito? E non c'ho bollette, non c'ho niente da pagare. Ho capito, io la ringrazio, io Vittorio. Non voglio fare polemiche col signor Vittorio sugli 80 euro, ci mancherebbe, non mi pare, questo è il tema. No, però, scusi un attimo Vittorio, però lo dico a Picerno e Meloni, questo... è un imprenditore, non un ex imprenditore, che denuncia, ed è importante questa denuncia, cioè dice guardate che con la corruzione poi noi non riusciamo neanche a creare posti di lavoro e dunque a creare ricchezza, perché? Per i motivi che abbiamo detto, ma è importante perché lo dice uno che, diciamo, di quei soggetti che in questo paese alla fine possono risolvere la crisi, perché alla fine sono gli imprenditori. Dottor Vittorio, volevo dire una cosa, no? Dica. Da un consigliere di Stato americano è stato detto che non vengono a investire in Italia, la prima causa è la corruzione. Esattamente. Poi all'apertura dell'anno giudiziario Giorgio Giovannini, consigliere di Stato, ha detto che è la corruzione il cancro di questi Italia, lo ha detto Mattarella, lo ha detto Roberto Scarpinato, lo ha detto il Papa, cioè ci vuole un decreto d'urgenza, non lo so, altro che legge, che ci vogliono 20 anni per approvare una legge. Va bene, ringrazio. No, in discussione ora al Senato, signor Vittorio, oggi pomeriggio. Stavano al Senato dibattendo esattamente di questo, quindi verrà approvata rapidissimamente. State dibattendo di una legge, non di un decreto legge.
Va bene, ora quello vedremo un po' cosa faranno. Va bene. Vittorio, la ringrazio. Poi se vuole da noi può tornare a ragionare di questo punto qui. Grazie tante. Io sono qua. Grazie tante. Grazie tante. Saluti a tutti. Grazie. Posso dire una cosa? Sì. Sì. Velocemente, perché voglio dire, è facile adesso, no, fare un po' di demagogia, però poi chi ha una responsabilità di classe dirigente deve anche avere il coraggio di dire la verità. In Italia non è corrotta la politica. In Italia la corruzione è un fenomeno dilagante che riguarda la politica, la burocrazia, gli imprenditori, le cooperative, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono politici onesti e ci sono persone che non hanno incarichi di rilievo come quelli dei politici che rubano. Il punto è che noi possiamo fare le leggi migliori che vogliamo e forse non abbiamo fatto le leggi migliori che potevamo fare, ma se non c'è una cultura che combatta la corruzione, le leggi si aggirano e si aggireranno sempre. Certo, in Italia non va più in galera nessuno, anche grazie a questo governo, e questo mi corre l'obbligo di dirlo, perché hai voglia a fare le leggi sulla corruzione se poi mi fai 5 decreti svuota carceri in 4 anni, e di cui l'ultimo prevede uno sconto di pena di 75 giorni ogni 6 mesi di detenzione, che sono 150 giorni l'anno, e cioè 5 mesi l'anno, e cioè vuol dire dimezzare le pene. È ovvio che se io non rischio di andare in galera rubo quanto mi pare, perché tanto in galera non ci vado. Ma non è vero, perché però a monte, scusa, finisco, poi mi rispondi. Però a monte c'è un problema culturale. Il nostro problema di italiani, per cui certi fenomeni da noi sono molto diffusi, è che noi non abbiamo una cultura di popolo. Noi non ci sentiamo legati l'uno all'altro, noi non sentiamo di avere ciascuno una responsabilità anche per le generazioni a venire. È il motivo per il quale abbiamo ereditato uno dei debiti pubblici più alti del mondo, è il motivo per il quale in Italia non sono state costruite infrastrutture che costassero meno di 20 milioni di euro a chilometro, sì, come la Salerno-Reggio Calabria, eccetera, eccetera. Faccia eccetera. Rispondere alla Picerno. Se noi non scopriamo, sì, di avere un po' di sano orgoglio nazionale, sì, poi mi dicono, ah, ma sei una matta, sei una invasata... Ma se noi non riscopriamo questo, l'orgoglio di quello che siamo, l'orgoglio del legame, sì, non ne usciremo mai. Faccia comunque rispondere alla Picerno. No, ripartendo alle cose su cui sono d'accordo, ritrovare l'orgoglio di essere italiani è una delle ragioni che, come dire, ci spinge a fare quello che facciamo, ci spinge a fare politica, spinge questo governo a fare le cose che sta mettendo in campo, spinge, insomma... tutti noi a dare il meglio che si può. Sulle bugie invece, perché mi corre l'obbligo anche di precisare su alcune bugie che sono state dette dall'onorevole Meloni poc'anzi, le pene sulla corruzione sono state aumentate nel provvedimento che è in discussione. Sì, sì, ma lei sempre lo sa, la gente fuori levate dalle galere, questo quindi non sono parliamo bugie, di sono diminuire fatti. Pene, perché insomma dice una bugia, lei sono lo fatti. Sa. Sono fatti, tirate fuori la gente, anzi tempo, così come pure è un fatto che la legge che ha ridotto la prescrizione fino a renderla inesistente, porta la firma di un suo deputato che si chiama Edmondo Cirielli. Quindi, no, insomma, si chiama ex Cirielli per un motivo, ex Cirielli vuol dire che Cirielli ha tolto la firma. Però l'aveva ex presentata, Cirielli, però l'aveva presentata. Sì, quando era una legge completamente però diversa. Presentata, poi è diventata, vabbè, nome, dai poi Pina, però non si può, cioè questa è diffamazione gratuita, no, perché se Cirielli ti sente ti tenuti querela per si diffamazione e ha anche chiama, ragione. Si chiama ex Cirielli. Si chiama ex Cirielli, ex, cioè tu lo parli italiano, ex, ex ha un significato, una cosa che l'aveva presentata lui quella come certo, e si chiama ex Cirielli perché quando la legge è diventata quella quello io che è lui fare... ha tolto sì, la firma, questo sto era... spiegando con parole questo, chiare. Questo per dire però, questo per dire che bisognerebbe diciamo ristabilire, come dire, un po' di verità su quelle, sulle esatto, cose che sono state fatte e sulle esatto, cose che invece non sono state fatte. È un fatto, fermo però, è un fatto però, Giorgia, che quella senta, legge, mi dica una cosa, Picerno, scusi, ha reso di fatto Picerno impossibile in questi anni punire la corruzione. Picerno, un fatto o no? Vabbè, mi dica una cosa, quello che impedisce Picerno, in Italia, fermatevi un attimo. E la giustizia in Italia hanno dei tempi fermatevi biblici, un attimo. Perché voglio dire, anche il tema della prescrizione, Paolo, scusi, sì, io sono d'accordo col dire che non si possono mandare in prescrizione reati, tant'è che noi abbiamo sostanzialmente sostenuto il provvedimento del ministro Orlando, però anche dire che la prescrizione, che la giustizia in Italia ha dei tempi biblici, e gente che è potenzialmente innocente deve stare sospesa per decenni in attesa di un giudizio perché la magistratura non ce la fa, non è esattamente una grande
grande vittoria, eh? Cioè una grande vittoria sarebbe rendere i tempi della giustizia italiana certi e veloci, perché questo consentirebbe di mandare in galera i colpevoli, ma mi non dica una cosa, gli innocenti sono, per qualche sono decennio. In chiusura, mi dica una cosa, senta una cosa, è d'accordo Picerno con quanto diceva la Meloni sul fatto che le fondazioni eccetera non devono dar soldi ai partiti? Certo che sì. Le cooperative, Paolo. Le cooperative non devono dare soldi alle cooperative, fondazioni. Scusate, ho detto fondazioni. Io sì, certo sono d'accordo, l'ho detto già prima. Senta, e tutte queste fondazioni, scusi, lo dichiedo a tutte e due, tutte queste fondazioni, come mi aspetto, come tutte queste fondazioni politiche, no? Alle misure importanti che stiamo approvando. Tutte queste fondazioni politiche. Se no è facile parlare in televisione e poi non votare nelle aule del Parlamento. Quando arriveranno, se sono decenti, le voteremo, non ci siamo mai tirati indietro. Così è troppo facile, questo vorrei dire, perché poi quando si fa il ministro non si approva nessuna norma che aiuta la lotta alla corruzione e non si fa nulla. In Parlamento si vota contro quelle norme che invece possiamo aiutare. Ma nessuno ha votato contro, poi, io sono basita, allora, ma stai dicendo una serie di bugie, ma veramente guarda, sto perdendo la calma. Devo chiudere. Ho detto che abbiamo anche sostenuto il provvedimento. Io ho detto che mi aspetto sostegno. State buone. Fermatevi un attimo. Non serve per me. Io devo chiudere. Di norme decenti questo governo le fa. Stasera non si può. Devo chiudere, vi ringrazio di essere state con noi. Noi ci vediamo domani sera, grazie all'onorevole Picerno, grazie all'onorevole Meloni. Ci vediamo domani sera dalla vostra parte, sempre alle 20:30. A domani. E allora dai, e allora.